Sono passati 30 anni dalla strage di Via D'Amelio decisa dalla mafia per eliminare il giudice Paolo Borsellino e che causò anche la morte della scorta. Erano le 16:58 di domenica 19 luglio 1992 quando una Fiat 126 rubata saltò in aria, conteneva circa 90 kg di esplosivo. Il comando fu azionato a distanza non appena Borsellino e gli agenti della scorta scesero dalle auto. Era una scena di guerra quella che si presentò ai primi soccorritori, c'erano decine di auto distrutte dalle fiamme, gente che urlava e palazzi semidistrutti. La scena della strage non fu subito protetta e delimitata, scomparve l'agenda rossa di Paolo Borsellino, uno dei misteri aperti su una strage che ha poche verità. Per tenere sempre accesa la fiamma del ricordo sono numerose le iniziative, in particolare con le scuole di tutto Abruzzo, messe in campo negli anni dal Premio Nazionale Paolo Borsellino. Sono passati 30 anni, 30 anni per attendere una giustizia che non è arrivata, 30 anni di impegno civile qui in Abruzzo, all'interno delle scuole e della società, per ricordare alcuni valori fondamentali per il nostro Paese. E per questo motivo oggi il Premio Borsellino è a Palermo con una delegazione guidata dal professor Graziano Fabrizi, una delegazione che sta lì a dimostrare che non abbiamo dimenticato in questo anniversario cerimonia, che tende a ricordare non solo Paolo Borsellino, ricordiamolo, ma anche i 5 uomini di scorta che erano con lui e che sono deceduti, a testimonianza del fatto che ci sono ancora delle persone che lavorano per la giustizia e quindi per un paese migliore per tutti. L'impegno del Premio Borsellino non si ferma, già state organizzando, o meglio pianificando, il futuro. Il premio inizia esattamente il giorno in cui termina quello dell'anno precedente, quindi 28 ottobre 2021 e 28 ottobre 2022, anche quest'anno il Premio Borsellino sarà a Pescara. Tra i premiati quest'anno anche il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono. Questo lui non lo sa, ma lo sta ascoltando ora.